Stamattina a Ischia un importante convegno su come continuare a fare rete tra i vari istituti professionali alberghieri della Regione Campania. Salve, sono la presidente della rete degli studi alberghieri della Campania. Dunque, questo è un momento fondamentale per noi. Gli istituti alberghieri della Campania sono 54, in rete ne siamo 40. Lo scopo della rete, naturalmente, è quello di migliorare la nostra azione formativa negli istituti alberghieri, di dare la possibilità ai ragazzi di immetterli immediatamente nel mondo del lavoro con strategie nuove, con un rapporto sinergico continuo e costante con il mondo del lavoro, con il turismo che sta cambiando, e quindi un momento di formazione, di incontro non solo tra noi istituti alberghieri, ma naturalmente con gli esperti del settore, con gli enti locali, che devono essere attenti ovviamente, e a un'attenzione particolare. Quindi il nostro è un istituto che ha sofferto, il nostro indirizzo ha sofferto in questi due anni di pandemia, come tutte le strutture turistiche. Quindi la sinergia è forte tra gli istituti alberghieri del turismo e Ischia è stata una scelta ovviamente dovuta, un rilancio al turismo, un rilancio agli albergatori, perché è collegato naturalmente. Se il turismo aumenta il suo PIL, i nostri ragazzi che usciranno da questi istituti naturalmente troveranno occupazione, per cui è un lavoro continuo e costante che noi facciamo, e quindi auspichiamo che nel futuro i nostri ragazzi vengano fuori con le professionalità nuove richieste oggi nel settore alberghiero, e che possiamo veramente dare il massimo noi come dirigenti scolastici e come docenti. Gli istituti alberghieri sfornano ogni anno fior fior di professionisti che però, soprattutto negli ultimi tempi, molte volte preferiscono emigrare, andare al nord oppure addirittura all'estero, che evidentemente qui non c'è quella soddisfazione professionale che si aspettano, e nemmeno sempre le condizioni di lavoro obiettivamente sono quelle che dovrebbero essere. Sì. È da 3 anni che è nata la rete, quindi lo scopo della rete degli istituti non è stato semplice. Chiaramente mettere su una rete che sembra quasi una rete nazionale, perché con 40 istituti alberghieri, e lo scopo è stato questo. Chiaramente con l'appoggio dell'Ufficio Scolastico Regionale, con la Regione Campania che ci sostiene, ci supporta, e questo è il motivo. Noi in effetti vogliamo contribuire alla promozione del territorio, naturalmente, a far sì che i nostri giovani, che sono poi delle eccellenze, perché quando vanno fuori naturalmente vengono molto apprezzati, rimangano nelle nostre strutture diciamo turistiche qui, e che possano eccellere e dare un contributo alla valorizzazione della nostra regione. Stamattina era presente anche il console della Tunisia. Tunisia, sì. E quindi una rete che si allarga. Noi già abbiamo costituito dei protocolli d'intesa con associazioni naturalmente di settore, e quindi con Intercultura, con l'Ampalla della Regione Campania, e la console della Tunisia vuole istituire proprio fare un accordo con la rete degli alberghieri proprio per degli scambi culturali. La Tunisia è naturalmente un paese a grandissima vocazione turistica, è in rilancio, e quindi sicuramente verrà fuori, diciamo, un progetto di scambi interessante